Siamo a Castellamonte, quello che vedete è uno dei tanti ponti sul Rio San Pietro, quello in prossimità della scuola media statale Cresto, uno dei tappi che ha causato quella che è stata un'inondazione improvvisa, quella che è stata un'inondazione che ha creato danni e tante polemiche. Noi abbiamo lasciato sedimentare le polemiche un po' strumentali, un po' ci stanno anche fra le parti politiche, per parlare invece sul piano tecnico di che cosa è successo. Lo facciamo con un geologo, Carlo Della Role. Allora, incominciamo innanzitutto a cercare di capire che cosa è successo qui, perché è successa questa esondazione. Mi sia consentito di dire innanzitutto e di esprimere la solidarietà a tutti i miei vicini di casa, perché io abito in via Roma, che hanno subito dei danni e che sono stati interessati da questo evento. E una considerazione di partenza, anzi più di una, sul perché è successo. Iniziamo col dire che quando noi sentiamo parlare di messa in sicurezza dei torrenti, possiamo dire che questo sia più uno slogan che altro, perché la messa in sicurezza non esiste, come quando ci dicono non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, cioè uno slogan che viene detto. In realtà noi possiamo parlare di un maggiore o minore grado di rischio geologico. Nei piccoli bacini, come quello del Rio San Pietro, non è necessario attendersi un evento alluvionale di grande portata perché si sviluppino questo tipo di fenomeni. Bastano dei forti temporali, bastano un nubifragio di intensità più elevata per far andare in crisi tutto il sistema idraulico. Questo perché? Perché i fenomeni alluvionali sono strettamente connessi con dei parametri, uno dei quali è il tempo di corrivazione di un bacino. Il tempo di corrivazione di un bacino è il tempo che impiega una particella d'acqua che cade nel punto più lontano del bacino ad arrivare alla sezione di chiusura. Quindi se noi abbiamo, come per il Rio San Pietro, un bacino con un tempo di corrivazione di 40 minuti e abbiamo una precipitazione che ha la stessa intensità per 40 minuti, vuol dire che dopo 40 minuti tutta l'acqua che è caduta sul bacino arriverà alla sezione di chiusura e quindi creerà dei problemi. Detto questo, possiamo dire che lungo il Rio San Pietro, inoltre, si incontrano anche delle numerose criticità idrauliche, cioè sono dei restringimenti di sezione che impediscono alle acque di defluire. E io, che ero a conoscenza degli eventi di fine anni 90, dell'inizio anni 90, ne parleremo dopo, posso dire che sono stato, anche al di là forse di quelle che erano le mie competenze nella passata amministrazione, uno dei fautori principali per l'eliminazione della criticità idraulica del ponte di Via Caneva. Ma si poteva prevedere questo evento? Guardi, la previsione è sostanzialmente basata su tre fattori. Prima, l'analisi storica. Secondo, quelle che sono le condizioni morfologiche e terza, delle verifiche idrauliche, delle verifiche numeriche. Per quanto riguarda le questioni dell'analisi storica, qui noi non abbiamo dei dati su cui basarci. Noi sappiamo che alla fine degli anni 80 c'era stata già una esondazione del Rio San Pietro proprio in questa zona che aveva interessato i locali scantinati della scuola Cresto, e a seguito di quell'evento era stato realizzato il rialzo che magari possiamo inquadrare anche in quella zona. Dopodiché nessun altro evento si è più manifestato. All'inizio degli anni 90 avevamo avuto, come dicevamo, il caso del ponte sul Rio San Pietro di Via Caneva, che aveva determinato l'esondazione nel centro storico, ma i dati storici sono tutti qua. Noi abbiamo, possiamo vedere un'immagine che credo poi riproduciate nello studio di com'era Castellamonte fino a 50 anni fa. Si può vedere che in questa zona, compresa tra via 25 Aprile, l'allora via Ex Internati e via del Ghiaro che non esistevano, via Roma, eccetera, tutto questo era completamente sgombro, libero. Per cui noi non abbiamo delle segnalazioni storiche che ci potessero dire guarda che quella è una zona pericolosa. Il secondo fattore a cui noi possiamo riferirci sono i fattori morfologici legati alla forma del territorio. E noi qui abbiamo una condizione dell'alta pianura che si sposta, che degrada da nord-ovest verso sud-est. Ciò vuol dire che tutta questa porzione di territorio che si trova in sinistra idrografica del Rio San Pietro è tutta più bassa rispetto alla zona che si trova dall'altra parte, che è più alta. Per cui è chiaro che appena una lama d'acqua, anche soltanto di qualche centimetro, fuoriesce dal Rio San Pietro, questa non può far altro che incanalarsi in queste zone di discesa che noi possiamo vedere chiaramente.
La terzo fatto sono le verifiche numeriche, le verifiche idrauliche, e le verifiche idrauliche ci dicono che il ponte che avevamo, che è stato approvato sul rio San Pietro di Via Caneva, avrebbe dovuto avere un franco di almeno 30 centimetri rispetto anche al franco di un metro per cui sono progettati normalmente i ponti correttamente. Questo non poteva avercelo per via delle altezze, delle strade, delle correlazioni tra le strade, e quindi avrebbe dovuto esserci un franco. Che cos'è il franco? È la parte di vuoto che intercorre tra il livello di massima piena e l'intradosso del ponte, quindi quello spazio. Non è stato così, perché noi abbiamo visto che le acque hanno sormontato il ponte. Da verifiche idrauliche che erano state fatte lungo il corso del rio, noi possiamo dire che questo rio è in grado di contenere una portata più o meno duecentennale. Ha una sezione variabile intorno ai 12, 13, 15 metri quadrati, per cui una velocità più o meno stimabile in 2 metri al secondo della corrente fa sì che ci siano portate di piena intorno ai 25-26 metri cubi che possono essere contenuti. Al di là di quelle, purtroppo il rio non le contiene. Naturalmente, nella eccezionalità di questo evento, per cui se esondato vuol dire che abbiamo dei tempi di ritorno quasi superiori ai 200 anni, ma attenzione, un dato statistico, non è che magari domani avviene un altro nubifragio di quel genere e i 200 anni vanno a spasso. Qui dobbiamo tenere conto di un altro fattore che ha determinato i gravi danni nel territorio antropizzato di Castellamonte, che questo veramente era impossibile da prevedere, che è proprio il muretto della scuola Cresto, nel senso che tutta l'acqua che è uscita all'incrocio tra via Roma e via del Ghiaro è confluita all'interno della recinzione della scuola Cresto e si è creato veramente uno sbarramento. Io ho fatto qualche calcolo, ma credo che più o meno intorno ai 2000 metri cubi di acqua potevano essere stati invasati. È successo un fenomeno che viene detto in gergo di dam break, cioè rottura della diga, rottura di questa piccola diga recinzione, e in pochi secondi questi 2000 metri cubi hanno invaso tutte le abitazioni che si trovavano nella zona valle. È evidente che questo è stato un fattore assolutamente imprevedibile che nessuno poteva tenerne conto, e sarebbe stato veramente molto difficile andarlo ad individuare. Che cosa ci dice questa esondazione? Che cosa ci dicono tutti questi dati? Beh, innanzitutto bisogna dire che non è il caso di far polemiche, io non mi farò mai trascinare all'interno del polemiche, io ho fatto, tu non hai fatto, no. Io sono molto pragmatico, guardo alle questioni, ai problemi che si pongono e a come risolversi, e mi sembra che le possibili soluzioni di questo problema pochi riescano ad individuarle o le abbiano individuate, nel senso che noi possiamo ricavare da quale insegnamento? Due cose: che il ponte che pensavamo potesse avere un franco, quindi far transitare là tutta la portata e non essere più una criticità idraulica, in realtà è ancora un problema, primo. Secondo, abbiamo una vasta porzione del territorio di Castellamonte antropizzato che corre il rischio di ritornare ancora sotto l'acqua, perché in natura ogni evento è destinato ad essere superiore, destinato ad essere superato da un altro evento di intensità ancora maggiore. Per cui noi non possiamo certamente andare a determinare delle soluzioni che possano essere dei palliativi in questo senso. Ovvero, noi potremmo avere quali soluzioni? Possiamo fare dei rialzi di sponda, così come erano stati fatti qua, possiamo rifare i ponti, possiamo abbassare l'alveo, possiamo, così come era stato richiesto in effetti a corredo del progetto del ponte, possiamo eliminare le criticità, anche perché non abbiamo soltanto un ponte da tener conto, ma abbiamo visto, ne abbiamo un altro e altri ancora a monte. Quindi il problema è serio, e la soluzione che secondo me bisogna avere il coraggio di proporre e che dovrebbe trovare, spero possa trovare, la condivisione sia dei cittadini, sia di questa amministrazione, sia della prossima amministrazione, è in sostanza quella di eliminare l'acqua o portare altrove l'acqua prima che questa arrivi nel centro urbano. Quindi una soluzione c'è. Noi abbiamo sentito parlare di tante possibili soluzioni, anche costosissime,
perché poi rifare un alveo, come dicevamo, si va di tappo in tappo, quindi si tratta di rifare l'intero alveo di Rio San Pietro, sempre che sia possibile, perché le criticità, ci hanno detto i tecnici, sono le fondazioni, le spallette, i muri, quindi ci sono tanti problemi. Certamente, dobbiamo tener conto che Rio San Pietro non è un'asta unica, ma è un'asta che deriva dalla confluenza di più altri aste minori, il Rio Talentino, il Rio Talenano, il Rio Valgrande, il Rio Ferrero, eccetera. Abbiamo tutte queste aste che a un certo punto confluiscono. Se noi a quel punto riusciamo a prendere quest'acqua e farla scolmare oltre una certa portata in un canale, che come dicevo non deve essere un canale poi enorme, a noi basta scolmare una portata diciamo intorno ai 10, 12, 15 metri cubi al secondo, il che vuol dire avere una sezione intorno ai 6, 7 metri quadrati, quindi poco più di una roggia abbondante, con una velocità di 2 metri al secondo e ci risolveremo il problema. Naturalmente questo richiede uno studio di fattibilità serio e io credo che le condizioni ci siano, perché mi sembra, dalla conoscenza che ho sul territorio, di poter già individuare quale può essere il tracciato di massima sul quale indirizzare gli sforzi e gli studi. Teniamo presente che tutte le grandi città, grandi o piccole, nel loro passato che hanno dovuto fare i conti con queste problematiche idrauliche, perché come le dicevo, qui a Castellamonte la situazione idraulica è così critica che credo che nessun fabbricato possa considerarsi completamente esente da condizioni di rischio. Per cui dicevo, tutte le grandi città, a partire da Milano, Firenze, dopo l'alluvione, tutte hanno risolto il problema generando degli scolmatori, cioè prendendo l'acqua a monte e trasferendola a valle. Noi prenderemo l'acqua a monte e la trasferiremo direttamente all'interno dell'Orco, che è poi la destinazione finale anche del Rio San Pietro. Anche perché bisogna dire, senza fare allarmismo, che siccome i fenomeni nel tempo aumentano, qui abbiamo avuto il tappo su questo ponte principalmente, su quello della provinciale, potremmo averlo a monte sul Rio San Pietro, questo vorrebbe dire mettere a mollo, diciamo così, tutto il centro, viaduche e tutto il resto. Sicuramente, anche delle porzioni di territorio che fino adesso non sono state interessate ma che sono state antropizzate. Per cui se noi seguiamo il percorso del Rio dall'incrocio di Via Piccoli, dove incontra la circonvallazione, fino a questo incrocio, noi possiamo vedere che questa rete, questa fitta rete di canalizzazioni, di criticità idrauliche, anche perché abbiamo dei corsi d'acqua nei quali vengono immesse delle rogge che poi si allontanano, che poi se ne vanno in sotterraneo, diciamo abbiamo delle grosse problematiche e questo scolmatore, questo canale di scolmo, io sono convinto che in gran parte potrebbe risolvere radicalmente tutte queste problematiche.